Per valutare i meriti in un rito di messa, bisogna prima considerare la natura della messa. Ora, la Santa Messa non è nient'altro che il santo sacrificio del Calvario. Il sacerdote è lo stesso, ossia Gesù Cristo nella persona del celebrante. La vittima è la stessa, ossia Gesù Cristo sotto l'apparenza del pane e del vino. Lo stesso sacerdote, la stessa vittima, lo stesso sacrificio. Ogni rito di messa della Chiesa Cattolica rende presente questo sacrificio. Ci sono molti riti, fra i quali il rito bizantino, il rito ambrosiano, il rito siro-malabarese, il nuovo rito di San Paolo VI, ma per valutare un rito particolare bisogna chiedersi quanto esso è adeguato al sacrificio del Calvario. Sacrificio, umiltà e riverenza. Quanto al rito romano antico, dobbiamo subito constatare che esso è molto adeguato al sacrificio del Calvario. E questo in tre modi generali. Cioè, il rito antico manifesta chiaramente la natura sacrificale della messa e la debita umiltà e riverenza di coloro che partecipano a questo sacrificio. Il rito antico manifesta la natura sacrificale della messa innanzitutto nel suo uso di un altare sacrificale, piuttosto di una tavola, che contiene le reliquie dei martiri. Un altare sacrificale in posizione sopraelevata, come suggerisce l'etimologia del termine altare, ovvero altara, che rappresenta il Monte Calvario. Manifesta la natura sacrificale della messa nel suo uso costante dei termini sacrificio e oblazione e nei moltissimi segni di croce. Il rito antico manifesta l'umiltà in parecchi modi, fra cui i due confiteor, con il loro ricorso agli angeli e ai santi, la preghiera Domine non sum dignus, per 3 volte prima della Santa Comunione, il battersi il petto 3 volte nel confiteor, e nel Domine non sum dignus, e la comunione in ginocchio e sulla lingua, perché la Santa Comunione non è un oggetto qualsiasi di cui ci si appropria, ma è Dio stesso che si riceve in tutta indegnità, umiliazione e raccoglimento. Il rito antico manifesta anche la riverenza in tutti questi modi, e inoltre nei moltissimi inchini e genuflessioni del celebrante, nella sua attenzione a non lasciar cadere alcun frammento, neppure il più piccolo, del Santissimo Sacramento, a tenere chiusa le dita e a purificare scrupolosamente la patena, il corporale, le dita e similmente anche il calice. Questi tre aspetti del rito antico, la sua chiara manifestazione del sacrificio, dell'umiltà, della riverenza, vengono espressi in modo esemplare nella preghiera Praeciat tibi, recitata dal celebrante verso la fine della Santa Messa con un profondo inchino. Sia a voi gradito, o Santa Trinità, lo ossequio della mia servitù, e concedete che il sacrificio da me indegno offerto agli occhi della vostra maestà sia accetto a voi e fecondo di bene per la vostra bontà, a me e a tutti coloro ai quali l'ho offerto, per Cristo nostro Signore. Così sia.